Viene chiamato a ragione un gioco meraviglioso, definizione che ci arriva da una leggenda vivente, Pelé. Il calcio, o soccer come viene chiamato negli Stati Uniti, è lo sport principale in 93 paesi del mondo. È importante, per chi non lo conosce, ma soprattutto per chi lo segue, riuscire a mettere in atto un bello spettacolo, qualcosa che possa divertire chi va allo stadio. La sua popolarità globale è probabilmente legata alla sua semplicità. Non richiede grossi mezzi economici, basta solo un pallone. È l'unico sport al mondo capace di unire ogni singolo paese. Sì, è come avere una sola lingua. Il calcio riesce ad unire tutti e anche a far parlare tutti tra loro. Dai vicoli alle strade sterrate, dai campi in terra alle spiagge, si gioca dovunque. E può giocarci chiunque. Uomini e donne, ricchi e poveri, è un inno alla gioia di vivere. Il calcio ormai è uno sport che viene preso molto sul serio. Per 3.000 anni questo è stato lo sport per eccellenza. E per secoli ogni leggenda ha iniziato dallo stesso punto. Da Beckham a Pelé a Sir Bobby Charlton, il loro viaggio è iniziato nello stesso identico modo. Per 3.000 anni questo è stato lo sport per eccellenza. E per secoli ogni leggenda ha iniziato dallo stesso punto. Cristiano Ronaldo, la stella del Real Madrid e del Portogallo, ne condivide gli stessi umili inizi. Il 5 febbraio del 1985, i portoghesi Maria Dolores dos Santos Aveiro e José Diniz Aveiro hanno un bambino. Una coppia semplice, che si guadagna da vivere come cuoco e giardiniere a Santo Antonio, provincia di Funchal. Una piccola cittadina rivolta verso l'Oceano Atlantico sull'isola di Madeira. Santo Antonio è un santo della religione, ma quel giorno un santo laico giunge a scuotere il mondo del calcio. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Il nome gli viene dall'attore preferito del padre, il presidente americano Ronald Reagan. Ma la sua gioventù non ha nulla dei film di Hollywood. La sua scalata alla ricchezza inizia infatti con un'infanzia nella grande povertà. La sua famiglia, come molte altre in città, lotta per sopravvivere. Cibo e casa sono quasi un lusso e a Natale sono molto rari i doni sotto l'albero. La loro casa è una baracca con il tetto di lamiera, che spesso viene allagata dalle forti piogge estive che colpiscono la costa del Portogallo. Sono molti quelli che dalla povertà e dalle grandi privazioni traggono la motivazione necessaria che li spinge ad andare avanti. Cristiano è il figlio più piccolo. Ha un fratello, Hugo, e due sorelle, Elma e Liliana Katia. La casa è piccola, e i quattro fratelli devono condividere tutti la stessa stanza. Il letto è un pavimento in terra battuta, il cuscino dei vestiti appallottolati. Oltre alle difficoltà economiche della famiglia, da giovane Ronaldo ha difficoltà nel fare nuove amicizie. È un ragazzo solitario e il suo unico compagno è un vecchio pallone che ha trovato in un vicolo. Grazie a un muro vicino casa, inizia a palleggiare tra le pietre e il cemento. Passa ogni ora disponibile con il suo amico, saltando i pasti e a volte anche la scuola. Che cosa ti ha spinto a scegliere il calcio? Chi ti è stato di ispirazione? Ecco, questa è una domanda difficile. Non lo so perché ho scelto il calcio, forse soltanto perché era lo sport che da ragazzo mi dava delle motivazioni. O forse perché mio fratello, mio padre, i miei cugini giocavano. Sì, giocavano tutti a calcio. In effetti, dove vivevamo, eravamo molto
molto, molto felici, c'era molta energia e andava tutto bene. L'infanzia di Ronaldo è simile a quella di un altro grande del calcio, Edison Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé. Prima di diventare 3 volte campione del mondo e segnare oltre 1300 gol, Pelé inizia a giocare con un vecchio calzino riempito di stracci. Il padre, un calciatore delle serie minori, gli fa da maestro e sotto la sua guida il ragazzo cresce. A 17 anni Pelé diventa il calciatore più giovane a vincere una Coppa del Mondo, segnando 6 gol per il Brasile. Anche per Ronaldo, come per Pelé, esiste solo il calcio, nient'altro. Il calcio è la sua vita e affina le sue capacità giocando contro tutto e tutti, giovani e vecchi. Senza l'applicazione, il solo talento non basta. Devi avere entrambe le cose. L'applicazione senza talento può anche portarti a dei risultati, ma il talento senza applicazione non porta a niente. All'età di 8 anni, Ronaldo entra nell'Andorinha, una squadra di quartiere. È ancora ben distante dal muscoloso atleta che oggi spadroneggia sui campi da calcio. Ma anche se è più piccolo di molti degli avversari, il suo talento viene subito riconosciuto. Ronaldo ha iniziato giovanissimo, come del resto tutti noi che abbiamo giocato al calcio. Quando inizi a farti notare in quel modo, a 10-12 anni, beh, è abbastanza normale che le squadre importanti ti mettano gli occhi addosso per capire se è il caso di investire su di te. Il talento di Ronaldo inizia presto a fare notizia. Le squadre più piccole in Spagna, Portogallo e Inghilterra sono sempre alla ricerca della stella di domani e la competizione è dura. In ogni caso, avere la capacità di fare occasionalmente dei gol non basta a farti notare. La prima cosa è vedere quali sono le doti naturali. Non si tratta di qualcosa che possiamo insegnargli noi, ma di quello che ha da mostrare lui. Dopodiché bisogna vedere se gli piace giocare, se gli piace allenarsi, se ha davvero la passione, se ha l'entusiasmo. Ma al primo posto ci sono sempre le capacità naturali. Ma questo non è un problema per il giovane Ronaldo. A 12 anni affronta un viaggio di 1000 chilometri dalla sua cittadina alla grande Lisbona per entrare nelle giovanili dello Sporting. È allora che gli arriva l'opportunità di entrare in una delle società portoghesi più importanti, che gli permette di trasferirsi con la famiglia. Questo in modo da assicurargli il massimo appoggio nel proseguimento della sua carriera. Nonostante tutto, questa fase di transizione non è semplice per Cristiano. Ora è difficile pensare che possa mai aver avuto dei problemi di popolarità. Ma prima delle belle macchine, dei vestiti costosi e delle top model, Ronaldo è da solo, lontano da casa, in una grande città. Anche la scuola è un problema, si sente a suo agio solo sul campo. Preso in giro dai compagni per il suo accento di provincia e senza i vecchi amici, perde ogni fiducia nei suoi insegnanti. A 14 anni lancia una sedia contro uno dei suoi professori e viene espulso. Ma questa non è una tragedia agli occhi della madre. È lei la sua alleata più grande e da sola fa quadrato attorno a Cristiano. Appoggia con slancio la carriera calcistica del figlio. E con l'appoggio della famiglia, Ronaldo continua la sua fulminea ascesa all'Olimpo del gioco più bello del mondo. Si tratta di impegno, tutto qui, di lavoro. Non importa se sei giovane o vecchio, devi continuare a lavorare. Noi dobbiamo riuscire a portare ragazzi in prima squadra. E la pressione è tanta per assicurare che la qualità sia alta. Ma adesso Ronaldo deve affrontare un altro difficile avversario. Gli viene infatti diagnosticato un difetto cardiaco. Si tratta di un'ablazione chirurgica, che è una procedura relativamente poco invasiva, ma che prevede anche la cauterizzazione con elettrodi delle pareti dei vasi, al fine di disattivare in parte le fibre simpatiche che ne condizionano lo stato di tensione. Fortunatamente per noi, la madre di Ronaldo acconsente all'operazione. E il resto, come si dice, è storia. Ormai guarito, il 12 agosto del 2003 si accendono i riflettori per il giovane fenomeno. A 17 anni e con addosso gli occhi di tutte le maggiori squadre europee, Cristiano Ronaldo e lo Sporting affrontano i giganti del Manchester United.
L'Old Trafford è un altro pianeta rispetto ai campetti di Madeira. E i Red Devils sono delle icone del calcio, ma sotto gli occhi di Sir Alex Ferguson e con una prestazione da incorniciare, lo Sporting batte la squadra inglese per 3-1. Non si parlerà d'altro che di Ronaldo. Secondo me, quello col Manchester United è stato il vero trampolino per tutto quello che è venuto dopo. Fu quella sera che Ferguson capì che poteva fare veramente la differenza ed è da quella sera che è iniziato tutto. Ironicamente, non è l'allenatore a suggerire di acquistare Ronaldo per il Manchester United, ma i suoi giocatori. Dopo quella partita, alcuni dei suoi futuri compagni convincono infatti Ferguson a non lasciarselo scappare. Ma ci sono anche altri club sulle tracce del giovane fenomeno. Il suo arrivo al Manchester viene messo in discussione dall'offerta dell'Arsenal di Wenger. Ronaldo è così vicino alla firma con i Gunners che Wenger gli promette la maglia numero 9. Ma Ferguson riesce poi ad assicurarsi la stella portoghese. È arrivato un ragazzo di 17 anni. Lavorando è diventato un grande calciatore. E noi ne siamo fieri. Famoso per i suoi modi schietti, Ferguson è un visionario che ha guidato per oltre due decenni uno dei migliori club del mondo, vincendo ben 38 trofei. Gli allenamenti, l'intensità, le aspettative, il livello di concentrazione, tutto questo si manifesta in partita. Ha avuto una grande carriera, di quelle che qualunque allenatore può solo sognare di poter fare nella sua vita. Come giocatore, io gli devo sicuramente molto per avermi portato al Manchester United e avermi permesso di vincere 19 trofei indossando una maglia così leggendaria. Dopo il suo arrivo, si vuole che Ronaldo indossi una maglia in particolare e da quel momento sarà l'impegnativo numero 7 a contraddistinguerlo e, come dimostrerà il tempo, ad immortalarlo. Se cerchi una figura paterna che ti guidi, che ti prenda sotto la sua ala e di cui puoi sempre fidarti come giocatore e la trovi, sei fortunato. Lui l'ha trovata. E avere un allenatore come Sir Alex Ferguson, i suoi collaboratori e ovviamente anche la squadra, beh, tutto questo l'ha messo nella condizione di poter sicuramente rendere al meglio. Ronaldo firma per il Manchester United un trasferimento record da 15 milioni di euro. Aveva un allenatore che è stato al comando per oltre 20 anni, che ha vinto praticamente tutto quello che c'è da vincere, una carriera da record. Credo dipenda dal mio modo di giocare. Fin da quando ho iniziato a Madeira, mi sono sempre esaltato nell'uno contro uno. Diciamo che è nella mia natura, io ho sempre giocato così. La velocità di gambe, la capacità di muoversi in spazi così ristretti e la rapidità di pensiero istantanea sono le sue grandi doti che mi hanno subito conquistato. Ronaldo non è il primo giovane a sfoggiare il numero 7 nel Manchester. Anche David Beckham ha iniziato la sua carriera nei Red Devils all'età di 17 anni, diventando ben presto uno dei migliori giocatori del mondo, vincendo 6 campionati e 2 coppe di lega sul leggendario campo dell'Old Trafford. Aveva sempre il sorriso negli occhi, si presentava sempre molto bene e fin da piccolo, da quando aveva 12 anni, il suo desiderio era quello di diventare il migliore. Lavorava moltissimo e la sera tornava spesso sul campo con i suoi amici e continuava ad allenarsi. Proprio come Ronaldo, anche Beckham è croce e delizia dei fan. In una partita della Coppa del Mondo del 1998 contro l'Argentina, dopo aver subito un fallo, colpisce Diego Simeone al polpaccio. Beckham viene espulso e l'Inghilterra è eliminata. Al numero 7 viene addossata ogni responsabilità, riceve minacce di morte e alcuni tifosi danno addirittura fuoco a una sua immagine all'esterno di un pub. Sono cose che ti aspetteresti dai tifosi avversari, non certo da quelli della tua squadra. È importante avere i tuoi tifosi al tuo fianco. Loro possono aiutarti davvero molto nei momenti difficili. È facile fare il tifo quando le cose vanno bene, ma è nei momenti difficili che hai bisogno di sentirli vicini. Beckham è il legame con il calcio d'oltreoceano e potrebbe passare il testimone a Ronaldo. Se Cristiano decidesse di partecipare al campionato americano, all'MLS, se lo facesse, credo che sarebbe davvero un bel colpo per gli Stati Uniti. Sono felice ed emozionato di questa nuova avventura e spero di fare bene nella MLS. La carriera di Cristiano Ronaldo nello United è stata subito baciata dal successo.
Nella sua prima stagione è il portoghese a segnare il gol d'apertura nella finale della Coppa di Lega vinta sul Millwall. Il primo catalano a vestire la maglia del Manchester United, Cristiano Ronaldo, non segna soltanto, ma vince subito anche il titolo di calciatore dell'anno. Gli viene riconosciuta la fama di cannoniere nato. Il numero 7 gioca in attacco meglio di chiunque altro. Ormai è noto come il sultano della finta. Si dimostra abilissimo con entrambi i piedi ed è letteralmente invincibile nell'uno contro uno. Il gioco stesso del calcio è cambiato. È completamente cambiato. Adesso viene curato ogni aspetto dell'alimentazione, oltre a monitorarti, battito cardiaco, polso e tutto il resto. L'altezza, la potenza e l'elevazione gli assicurano la supremazia nel gioco aereo. Infatti segna molti gol di testa. È una pubblicità fantastica per il calcio. Per gol segnati, intensità e talento, non è secondo a nessuno. Ronaldo è un grande giocatore, uno dei migliori al mondo, se non il migliore in assoluto. Quando CR7 deve segnare, destro, sinistro o di testa, non fa differenza, ci riesce sempre. Nel 2005, all'apice del successo nel Manchester United, Ronaldo subisce un brutto colpo dalla vita. Gli viene a mancare il padre. José muore per problemi cronici al fegato dovuti ad anni di lotta contro l'alcolismo. E ha soli 52 anni. Per Ronaldo, che all'epoca ha 20 anni, è un vero shock. Ma come in tutti i momenti difficili, c'è sempre la madre al suo fianco. Lei si rivela ancora un pilastro insostituibile della sua vita. E spesso Cristiano riconosce che non ce l'avrebbe mai fatta senza la madre. Ronaldo porta ancora con sé il dolore per la perdita del padre e per non aver potuto condividere con lui molti dei suoi successi. A tutt'oggi non manca mai di ricordare quanto sia stato importante per la sua carriera. Molti lo vedono intento solo a pavoneggiarsi e a preoccuparsi unicamente per la sua immagine. Ed è facile crederlo, soprattutto per l'enorme fiducia che nutre in se stesso. Frequentare top model e altre stelle dello sport e guadagnare le cifre che guadagna da anni doveva avergli insegnato molto sulla necessità di tenere un profilo basso, ma non gli è mai riuscito bene. Gli piace la ribalta, è sempre abbronzato. Comunque ultimamente sembra essere molto più maturo e questo si nota anche da come si veste. È un grande professionista e quello che fa nel suo tempo libero sono fatti suoi. È comunque evidente che dà un'ottima immagine come calciatore. Molti appassionati sono convinti che Ronaldo vada a terra al minimo contatto con gli avversari. La sua fama di convinci arbitri raggiunge l'apice in una partita contro l'Inghilterra, valida per la Coppa del Mondo del 2006, quando a Wayne Rooney, suo compagno nel Manchester United, viene fischiato un fallo per aver falciato un difensore portoghese. Ronaldo avvicina immediatamente l'arbitro, Rooney lo spinge via e gli viene mostrato il cartellino rosso. Mentre lascia il campo, una telecamera mostra a Ronaldo fare l'occhiolino ai suoi compagni di squadra. I portoghesi vincono il quarto di finale, ma Ronaldo non ottiene altrettanto successo con il suo comportamento. Qualcuno potrebbe finire per spezzarti una gamba in un contrasto. Magari Rooney, chi può dirlo? Tu credi? Vorrà fartela pagare in qualche modo. Iniziano a circolare voci di attriti interni. E la tensione tra Ronaldo e Rooney sembra eccessiva anche per lo spogliatoio del Manchester United. È sul portoghese che si addensano le critiche peggiori. CR7, come adesso lo chiamano, è ormai diventato il cattivo del calcio. Iniziano a circolare le voci su un trasferimento e sarebbe il Real Madrid la squadra prescelta. Ci sarebbe arrivato attraverso l'esperienza del Manchester United, perché erano stati proprio i progressi fatti in quel club a metterlo in grado di arrivare in una squadra che oggi è ai vertici assoluti. Ed era quello il club che aveva scelto. Anche la famiglia condivideva la decisione, a partire dalla madre. E lui non avrebbe certamente detto di no. La stampa inizia a parlare di spogliatoio spaccato e di spirito di squadra in pericolo. Tutti motivi validi per un cambio di maglia. Il risentimento dei tifosi e il clima generale sarebbero una scusa ideale. L'incidente della Coppa del Mondo è ancora notizia di ieri, ma a Cristiano Ronaldo non piacciono le scappatoie. Ci sono cose che non commenterò. Questa è una di quelle, per i motivi che voi potete immaginare. Ho sempre rispettato tutti i miei allenatori e ho cercato di vedere sempre il meglio nelle cose. Chi parla male di me adesso può anche continuare a farlo. Ma io non sputo nel piatto in cui mangio. Sono stato chiaro?
Io cerco sempre il positivo nella vita. È sempre stato così. E questo è il mio modo di vivere. Al fischio finale, la prima cosa che si fa è andare sotto la tribuna e ringraziare i tuoi tifosi. Ma ci sono anche dei club nei quali, se le cose non stanno andando bene, i tifosi ti fischiano. Ed ecco perché è arrivato a giocare al Real Madrid, per la sua determinazione. Ronaldo incontra a cena in Portogallo Sir Alex Ferguson per discutere della situazione. Il manager inglese sa molto bene come trattare le sue stelle e lo convince a restare. Gli viene proposto un contratto quinquennale e Ronaldo diventa il giocatore più pagato nella storia del club. Ormai sono come delle stelle del cinema e la quantità di denaro che gira intorno al calcio ne ha elevato ancora il prestigio. Sullo slancio del nuovo contratto quinquennale, Ronaldo porta i Red Devils a conquistare il secondo dei tre titoli consecutivi di Premier League, oltre che una prestigiosa Champions League. Io cerco sempre di fare del mio meglio. Stagione dopo stagione tento di migliorare come calciatore e come persona, di capire sempre meglio me stesso e di fare sempre più gol, se posso. Una delle gemme della carriera di Ferguson è proprio quella di essere riuscito a trattenere per tanti anni Ronaldo al Manchester United. Ferguson sa bene come coltivare i suoi talenti, in tutti i sensi. La tensione tra lui e David Beckham raggiunge il culmine nel 2003, quando, dopo una sconfitta contro l'Arsenal nella Coppa di Lega, il manager gli scaglia in faccia uno scarpino, causandogli una ferita che necessita di alcuni punti. David non ha assolutamente avuto bisogno di punti alla testa. È un'escoriazione. È stata medicata da un dottore, nessun problema. Andiamo avanti. E nel 2009 anche a Ronaldo, come già accaduto a Beckham, viene finalmente permesso di trasferirsi al Real Madrid. Un affare da 80 milioni di sterline, che all'epoca rappresentano l'ennesimo record. Al momento è il migliore. Un ragazzo che ha lasciato il Portogallo con un talento immenso e che l'ha ulteriormente affinato nella permanenza a Manchester. Adesso, come allenatore, so che sta dando il massimo. È un atleta fantastico e di solito sono questi i giocatori che fanno la differenza. Questo finché l'attuale compagno di squadra, Gareth Bale, non lascia il Tottenham in Premier League per raggiungerlo a Madrid. Sta facendo grandi cose. Ha iniziato a rilento per dei piccoli infortuni. Ha saltato quasi del tutto la preparazione. E la pressione del trasferimento non l'ha certo aiutato. È difficile, ma si sta riprendendo. Ci aiuta molto. Si è già integrato con la squadra e piace molto alla gente, ai tifosi e anche a tutto l'ambiente. Trovo che sia un giocatore fantastico e spero che ci aiuti a vincere dei trofei. Cristiano Ronaldo è senza dubbio il miglior giocatore del mondo. È sempre decisivo. Se sono venuto qui al Real Madrid è perché è una squadra di campioni e soprattutto perché giocare con lui per me sarà un onore. All'inizio tutti si chiedono se i due potranno effettivamente giocare insieme. Non è difficile, credetemi. Basta parlare con Bale per capire quanto sia felice di giocare qui. Perché potrà solo migliorare. È importante non mettergli troppa pressione addosso. Cercate di lasciarlo in pace. Perché sono sicuro che farà benissimo per la squadra, perché è un giocatore fantastico e un bravissimo ragazzo che vuole solo imparare. E credo sia questo l'importante. Ora, dopo la prima stagione, la combinazione Ronaldo-Bale si sta rivelando devastante per qualunque avversario. Cristiano Ronaldo è diventato presto un fenomeno di portata globale. È l'atleta più cercato su Google. Sono in milioni ad adorarlo e altrettanti ad odiarlo. Resta comunque uno dei più importanti simboli del calcio. Io credo che le origini estremamente umili di Ronaldo abbiano avuto un grande impatto sulla sua carriera e sulle sue scelte economiche. Questo vuol dire che si è fatto strada sfruttando tutte le possibilità che ha avuto. Ma questo vale anche per persone che hanno avuto inizi sicuramente molto più facili. Lui è stato comunque molto intelligente nel modo in cui ha utilizzato le capacità che ha sviluppato da ragazzo per sfruttarle al massimo oggi. Anche se molte delle sue capacità sono frutto di determinazione, volontà e tanto duro lavoro, c'è da chiedersi se il suo talento non sia anche frutto di un assist del destino.
Cristiano Ronaldo nasce il 5 febbraio 1985 sotto il segno dell'acquario. Le stelle sembrano illuminare il suo cammino, donandogli un bisogno inestinguibile di fama e grandezza. Gli acquari sono dei grandi comunicatori, lavorano benissimo con i media e hanno il dono innato di saper vendere benissimo la propria merce, qualunque essa sia. Ora Ronaldo pubblicizza più prodotti di quanti voi possiate immaginare. I nati sotto il segno dell'acquario possono essere affascinanti, ma anche distaccati. E l'ascendente poteva farci intuire che il piccolo Cristiano sarebbe diventato un uomo d'azione, un leader autosufficiente. A quanto sembra, persino il cosmo ha tramato perché il portoghese nascesse attrezzato di tutti i tratti necessari per assicurargli la supremazia. Ronaldo è il tipico acquario. Adora le luci della ribalta e farà di tutto per continuare ad avere successo. Vorrà continuare ad essere il numero uno, il migliore. E se questo assicura la ricchezza, allora che venga pure il denaro. Non necessariamente l'acquario può diventare ricco, ma quando arrivano i soldi, allora arrivano seriamente. E nel caso di Ronaldo, direi che ne sono arrivati veramente molti. Ma non è l'unico in famiglia ad aver raggiunto la fama. La sorella maggiore, Katia Aveiro, è una cantante e firma un primo contratto nel 2013. È una bella esperienza. Tutti i giorni sto imparando qualcosa. E questo, per qualunque artista, è un sogno che si avvera. E anche la responsabilità è maggiore, perché il mio è un produttore molto esigente. E questo per me è un motivo per impegnarmi di più, per migliorare e continuare ad imparare. Ripeto, questo è un sogno per un artista. E io voglio continuare su questa strada. Ovviamente Ronaldo è il suo primo fan. Da piccola lei cantava sempre in casa e dovunque la condurrà la carriera, Katia sa che il fratello minore cercherà sempre di realizzare i suoi sogni. Mentre cresce l'esercito dei fan di Ronaldo, crescono anche i detrattori. Ronaldo ormai ha un bersaglio sulla schiena e i giornalisti e i siti web ne scrutano ogni mossa al di fuori del campo. C'è un aggettivo che lo descrive: succinto. Adora i costumini ed è una cosa che non capisco. Se hai il suo fisico, può anche piacerti metterlo in mostra, ma lui esagera. Qualunque celebrità sa che la privacy diminuisce con l'aumento della fama. I paparazzi sono la tortura delle stelle, ma nel caso di un'icona come Ronaldo, può diventare impossibile avere un momento di pace. La sua abitazione è piantonata da cameraman e fotografi che spesso lo incalzano con domande anche personali. E più di una volta Ronaldo si è scontrato con questi individui. Il che non è una sorpresa, considerando l'assiduità con cui viene spiato. La differenza con i Beckham è che loro sono in due. C'è solo un Ronaldo, mentre i Beckham sono in coppia e non sono più quelli che sono arrivati sulla scena tanti anni fa. Ora credo che anche Ronaldo stia provando a cambiare, ma lui viene da una cultura diversa e da un modo di vivere diverso. Ad ogni modo, il suo denaro gli permette di seminare chiunque. Il portoghese ha infatti alcune delle auto più veloci e costose del mondo. Che si tratti della sua Bugatti Veyron o della Rolls-Royce Phantom, ha speso quasi 5 milioni di dollari per riempire il suo garage. Cristiano Ronaldo è uno degli sportivi più pagati al mondo e ne consegue che le sue auto sono le migliori del mondo. Iniziamo da una Bugatti Veyron per proseguire con Lamborghini, McLaren, Ferrari e Bentley. Qualunque auto possiate immaginare, Cristiano Ronaldo ce l'ha. Il suo stile di vita è fantastico. C'è il denaro, ci sono le auto, le grandi ville e l'esposizione mediatica. Ma è difficile vivere sempre sotto i riflettori ed è per questo che molte giovani stelle finiscono per crollare all'apice della gloria, quando magari non hanno neanche 30 anni. Gli piace essere visto. Ha molte cabriolet. Tira giù la cappotta e si fa vedere dalla gente, perché anche questo fa parte del suo carattere. Ma non si limita a riempire il suo garage. Ha promesso a 5 membri dello staff del Real Madrid che se avesse finalmente vinto il pallone d'oro, avrebbero avuto una macchina nuova a testa. Nel 2013 corona il suo sogno e tenendo fede alla sua parola, i 5 membri del suo staff hanno tutti avuto una macchina nuova. Non potevo aspettarmi una serata migliore di questa, quindi devo essere fiero del mio lavoro e di quello che ho fatto durante tutto quest'anno. Mi motiverà a fare sempre meglio e a migliorare ancora di più in futuro per cercare di vincere di nuovo
l'anno prossimo. In questi anni Ronaldo ha fatto notizia dentro e fuori il campo e nel 2010 ha annunciato l'arrivo del figlio, Ronaldo Junior. L'identità della madre non è nota, ma il bambino, che si chiama Cristiano Ronaldo Junior, segue tutte le partite con la nonna. Ronaldo, nonostante la sua immensa ricchezza, ha dichiarato di non voler viziare il bambino e cerca di essere un padre attento e affettuoso. Nonostante tutto il suo successo, il calciatore portoghese non dimentica le sue origini e le prove che ha dovuto superare per realizzare i propri sogni. I vicoli del quartiere in cui è cresciuto non sono mai lontani dai suoi pensieri. Se lo cercate nei giorni liberi, non lo troverete in un locale alla moda, ma probabilmente in un campetto d'allenamento del suo Portogallo. Salve, salve. Passaggio, passaggio e poi tiro in porta. Appena potete, tirate in porta. Mi sembra che giochino tutti nello stesso fazzoletto. Devono allargare il gioco. Bisogna essere veloci, poi puntare all'avversario e cercare di superarlo. È importante il controllo di palla. Così. Bravo! Ronaldo viene spesso criticato per le folli spese dovute al suo stile di vita, ma la sua vicinanza, il cuore e la generosità hanno salvato molte vite, dando speranza a chi ne aveva più bisogno. Nel dicembre del 2004, il suo numero 7 diventa un simbolo di speranza. Un terremoto al largo dell'Indonesia scatena il più disastroso tsunami della storia recente. Un bambino di 6 anni, che si chiama Maltunis, viene trascinato in mare dall'onda di riflusso. Maltunis si ritrova poi tra le mangrovie, solo, con dell'acqua piovana raccolta in un barattolo e dei pacchetti di spaghetti che sono stati portati via anch'essi dall'ondata. Riesce comunque a sopravvivere per 19 giorni prima di essere riportato da suo padre e dal nonno. Le agenzie di stampa ne rilanciano l'immagine in tutto il mondo, con addosso una vecchia e scolorita maglietta rossa, con il numero 7. Un'immagine che diventa virale, come la sua storia. Il bambino ha perso la madre e la sorella nello tsunami. Commosso dalla vicenda, Ronaldo va a trovare Maltunis in Indonesia. Crea una borsa di studio per assicurarne l'istruzione, oltre ad un centro di riabilitazione per l'intera comunità. Ronaldo raccoglie fondi anche per ricostruire le foreste di mangrovie, un elemento chiave per la sopravvivenza del ragazzo nei giorni successivi all'immane tragedia. Ma forse i critici del portoghese ignorano le sue numerose iniziative filantropiche. Quando scopre che la sua fan più grande è stata colpita da un cancro, il suo mondo smette di girare. Alla madre viene diagnosticato un tumore al seno e viene sottoposta ad una serie di trattamenti estremamente debilitativi. Avendo visto le sue sofferenze, Ronaldo dona 100.000 sterline all'ospedale che le ha salvato la vita, continuando a finanziare la lotta anticancro, e crea una unità specialistica anche nella sua Madeira. Lo scorso anno, Ronaldo ha ricevuto una lettera dalla famiglia di Eric Cruz Ortiz, di 10 anni. Il piccolo fan del Real Madrid ha una anomalia al cervello che va operata. E la famiglia spera che CR7 possa donare una maglietta che possa andare all'asta per raccogliere denaro. Ma Ronaldo fa ben altro e paga le 60.000 sterline dell'operazione. È di grandissima ispirazione. Se andate in Portogallo vi renderete conto che tutti l'adorano. La gente non sa nulla delle sue attività filantropiche. Molto del suo denaro finisce in effetti nel suo paese. Ronaldo è fortemente impegnato nelle aree più povere del Portogallo e sta facendo un gran lavoro di cui la gente non sa nulla. Nonostante fama e ricchezza, nessuno può dire che Ronaldo non sia un ragazzo del popolo. Durante un'amichevole vinta per 3-1 dal Real Madrid sul Chelsea e disputata a Miami, un fan è entrato in campo per abbracciare il suo idolo. L'ho stretto forte e gli ho detto grazie, grazie, grazie per tutto quello che hai fatto per me. Non sarei dove sono adesso se non ti avessi preso come modello. Poi ho aggiunto, ti ho sempre seguito, da prima ancora che diventassi famoso a Madrid, e avrei voluto avere con me questa per fargli capire che era vero.
È che io l'ho sempre ammirato per quello che era. Un ragazzo proprio come sono io, adesso. E poi gli ho detto, ti ho sempre seguito, perché so che anche tu sei cresciuto soltanto con l'aiuto di tua madre, come me, e quindi so molto bene quello che vuol dire. E alla fine credo che si sia commosso quando gli ho sussurrato all'orecchio che se avessi voluto avere vicino la figura di un padre, non avrei desiderato nessun altro al mondo che lui, per tutto quello che ha fatto dentro e fuori dal campo. Ronaldo risponde al giovane fan e poi l'accompagna fuori dal campo. Ma la storia non finisce qui. Ronaldo scrive infatti al giudice della Florida chiedendo di non condannare il ragazzo. Ricordo solo di avergli detto, Cristiano, io ti ho sempre ammirato, adesso per favore, non farmi arrestare. E lui mi ha detto, stai tranquillo. Nella lettera Ronaldo scrive, mi sembra un ragazzo con buone prospettive e mi dispiacerebbe se si rovinasse la vita per una sciocchezza. L'indomani le accuse vengono fatte cadere. Ronaldo è un atleta che non fa mistero della cura che ha del suo aspetto e sa bene che è tutta questione di immagine. Nel 2008 apre una boutique chiamata CR7 nella natia Madeira e un'altra a Lisbona. Lancia poi una linea di biancheria intima per uomo sempre con il marchio CR7, rifornendo di munizioni i suoi critici. CR7 è il marchio di Cristiano Ronaldo e si tratta di un'iniziativa importante, non quanto quella di Beckham, ma qui parliamo del più famoso calciatore in assoluto del mondo. Cristiano Ronaldo non è certo nato come un maestro dello stile. Pensate alla quantità di gel che usava nei primi anni della sua carriera e a quelle incredibili acconciature. Insomma, non si poteva guardare. Cristiano Ronaldo usava sempre dei colori molto molto sfacciati, sia per gli abiti che per la biancheria e i calzini. Con Beckham non c'è confronto come calciatore, ma come look l'inglese è davanti, anche se molti possono pensarla diversamente. Ma lui non se ne cura e le vendite continuano a battere ogni record, così come i profitti. Si trova in una situazione in cui è diventato un modello da seguire per i ragazzi. E finché dura la cosa, le società che attraverso la sua immagine vogliono pubblicizzare i propri marchi e i propri prodotti lo pagano a peso d'oro, finché lui non decide di creare un suo marchio personale e vendere quello. E la gente paga. La quantità di denaro che gira nel calcio ha aumentato il prestigio dei calciatori. E questo ha contribuito ad aumentare molto anche il valore della loro immagine, che attraverso le sponsorizzazioni ha portato ad un aumento esponenziale di tutte le loro entrate. Seguendo le orme di un'altra ex stella del Manchester, Cristiano sta diventando ormai una vera leggenda. Mi è sempre piaciuta molto la moda, così come cercare di apparire sempre al meglio. Questo sia sul campo che a cena con la famiglia. Al suo fianco una fidanzata all'altezza, Irina Shayak. Quando guadagni certe somme di denaro, non sto parlando solamente di Cristiano, allora come altro potresti spendere i tuoi soldi? La top model e Cristiano fanno coppia fissa ormai dal 2010. Un altro grande campione, Lionel Messi, come Ronaldo, è impegnato a dare il meglio sull'immenso palcoscenico della Coppa del Mondo. Ma la stella del Barcellona non ha il potenziale commerciale di Cristiano Ronaldo. Il modo in cui si muove sul campo, i gol che fa, e il suo aspetto è spettacolare. Molti ragazzi, probabilmente anche per l'aspetto fisico, preferirebbero essere Ronaldo piuttosto che Messi. Messi è un grande atleta. Tutti parlano della sua rivalità con Ronaldo. Ora Messi è un giocatore fantastico, ma ha sempre giocato in una grandissima squadra, mentre Ronaldo è un giocatore eccezionale in qualsiasi squadra giochi. Ronaldo sembra quasi costruito in una fabbrica di giocatori, mentre Messi è il giocatore di tutti e per questo è così amato. Finiscono di solito ai primi due posti nelle classifiche di fine anno e vengono sempre confrontati l'uno all'altro. Tra i due, Messi è quello che deve basarsi quasi esclusivamente sulla sua abilità di calciatore. Ed è per questo che preferisco lui. Ovviamente adesso la scelta è ristretta tra Messi e Ronaldo, ma quello che mi piacerebbe vedere è qualcuno che inizia a distaccarsi dalla massa. Diciamo qualcuno come Gonzalo Higuaín dell'Argentina. Insomma, un campione, ma che non sia ancora diventato famoso come loro due. Il trasferimento di Ronaldo al Real Madrid esaspera ancora di più il confronto. Messi vince il pallone d'oro per 3 anni di fila prima che il portoghese interrompa la striscia nel 2013.
Buonasera. Non ci sono parole per descrivere ciò che provo. Voglio ringraziare tutti i miei compagni del Real Madrid e soprattutto voglio ringraziare la mia famiglia che oggi è qui con me. È un premio molto importante e, come ho già detto, sono felice di essere tra i tre finalisti per il Pallone d'Oro. Ha vinto lui e se l'è meritato. Messi e Ronaldo sono sicuramente molto considerati nel mondo del calcio, ma in campo internazionale appaiono un gradino più in basso al confronto con i grandi di tutti i tempi. Pelé ha vinto 3 Coppe del Mondo, l'unico a riuscirci. Secondo me Pelé è stato il miglior giocatore della storia ed è per questo che lo metto davanti a Ronaldo. E Ronaldo davanti a Beckham come giocatore e quindi, se volete, la mia classifica è Beckham, Ronaldo e Pelé. Ecco i miei tre. L'altro Ronaldo, Luis Nazario de Lima, ha vinto 2 Coppe del Mondo ed è il capocannoniere della manifestazione con 15 reti. Diego Maradona ha guidato l'Argentina alla vittoria nella Coppa del Mondo del 1986 e Sir Bobby Charlton è diventato una leggenda portando l'Inghilterra alla vittoria nel 1966. Bobby è uno dei motivi per cui sono riuscito a reggere tanto al Manchester. Lui ha creduto in me. Ha creduto nell'indirizzo preso dalla nostra società in materia di vivai giovanili. E Bobby ha davvero avuto un ruolo chiave e per questo lo ringrazio. Questo è il palcoscenico in cui l'elite del calcio diventa leggenda. Con oltre 700 milioni di spettatori sparsi in tutti gli angoli del globo, è qui che le stelle del gioco iniziano veramente a brillare. Ma le sconfitte nel mondiale passato pesano molto su Ronaldo e Messi alla vigilia dell'edizione 2014. Stavo dormendo al momento del sorteggio. È un girone molto difficile, con la Germania che è sempre una delle favorite al titolo. E con Stati Uniti e Ghana che sono sempre due squadre complicate. È un gruppo difficile. Il Portogallo è uscito bene dalle qualificazioni e per questo sono convinto che potrebbe disputare un buon mondiale, davvero. Io credo che nel nostro gruppo la Russia sia stata più costante di noi. Hanno giocato meglio, mentre noi abbiamo perso in certe occasioni punti che non avremmo mai dovuto perdere. Ma questo ormai è passato. Abbiamo giocato i playoff, abbiamo giocato bene e abbiamo vinto tutte e due le partite. Ma se Messi e Ronaldo vogliono entrare veramente tra i migliori calciatori di tutti i tempi, adesso devono vincere. Certo, tutte le competizioni sono importanti e questa lo è ancora di più perché è in Brasile. Il Brasile è legato molto al Portogallo per via dei nostri rapporti del passato che abbiamo condiviso con quel paese, perché parliamo la stessa lingua. Così è fantastico, siamo fieri di partecipare a questo grande evento. Io credo che la possibilità che Cristiano vinca questi mondiali non dipenda soltanto da lui, ma anche da come si comporterà la sua squadra. Se si comportasse bene, allora lui potrebbe davvero diventare una leggenda, ma deve portare il Portogallo a vincere i mondiali. Parliamo tutti il portoghese. In Brasile vivono molti portoghesi e io sono molto felice di questo. Ora noi
Noi cercheremo di divertirci. I mondiali sono il massimo nel calcio e cercheremo di godercela. Oltre alla pressione che grava sui giocatori, il Brasile ha tutta una serie di problemi da affrontare. Nel paese c'è entusiasmo, ma le pesanti misure di sicurezza e il costo dell'evento, con oltre 3 miliardi di dollari spesi per gli stadi, creano tensioni sociali. Sono comunque molti i paesi che cercano di assicurarsi la manifestazione. L'Inghilterra ha mandato la sua leggenda del calcio, oltre che il futuro re, ma senza risultato. Il Qatar, dopo aver ottenuto questo onore, anche se con molti anni di anticipo rispetto all'evento, incontra già i primi problemi. Ad ogni modo, con il volto di Pelé a garanzia della Coppa del Mondo, l'edizione brasiliana si prospetta veramente da record. È stata una sorpresa per tutti quello che è successo in Brasile, perché questo è solo un problema politico. Io ho fatto riferimento al calcio come ad un mezzo per promuovere nel mondo il mio paese. Ma quando hai degli eventi come la Coppa del Mondo, come la Confederations Cup e i Giochi Olimpici, questo significa che dovremmo lavorare tutti insieme, ma ripeto, questo è un problema politico. In ogni caso non abbiamo nessun dubbio, nessuno, che i mondiali saranno fantastici. Che lo si ami o lo si odi, l'impatto di Cristiano Ronaldo sul calcio resta immenso. È lui a fare la differenza. Che lo si osanni per un gol o se ne maledica il nome, scatena sempre una reazione. Ormai è uno dei volti dello sport. Un volto che in Brasile finisce di nuovo al centro dei riflettori, dove i migliori del mondo tornano ad affrontarsi davanti a 700 milioni di appassionati. Nella Coppa del Mondo si vogliono risposte e la pressione a cui sono sottoposti gli atleti è spaventosa. Una volta arrivati alla fase finale, può succedere di tutto. Questo è il secondo anno che gioco per l'Iran e parteciperò già alla Coppa del Mondo. Partecipare ai mondiali è un onore che tutti i calciatori prendono incredibilmente sul serio. La pressione che deriva dalla nazionale è superiore a quella del club, perché in questo caso cerchi di soddisfare non solo i tuoi tifosi, ma l'intera nazione. E quindi la pressione è infinitamente superiore, perché devi fare in modo che tutti, anche i tifosi di altri club, capiscano che meriti di essere in quel contesto, magari più del loro beniamino che gioca nella loro squadra. Dobbiamo vincere, basta. Andando avanti veloci, ecco Ronaldo che torna ad allenarsi con il Real Madrid. Le sue prestazioni ai mondiali del 2014 sono già un lontano ricordo. Un'annata che gli è comunque valsa la Champions League, conquistata segnando ben 17 gol con la maglia del Real Madrid, senza contare gli assist. È stata una serata incredibile, anche per aver vinto qui in Portogallo, davanti a questo bellissimo pubblico. Un risultato che stavamo aspettando da molti anni. Ogni anno cerco di dare il meglio, di fare gol e aiutare la squadra. Il tutto dovendo anche fare i conti con un infortunio cronico. Un infortunio che l'aveva seguito anche in Brasile. L'arrivo di Ronaldo suscita, come sempre, eccitazione e congetture. All'arrivo l'umore era sicuramente ottimo. Passa tutto il tempo a pettinarsi, invece che ad allenarsi. Ma la cosa cambia durante gli allenamenti, in presenza dei giornalisti. Noi vogliamo e possiamo vincere. Certo, sarà difficile, ma ora siamo in buona forma. CR7 ha giocato benissimo nella fase eliminatoria, ma non è lo stesso giocatore ad affrontare la Germania nel match di apertura dei mondiali. E la sua faccia ne è la dimostrazione. Pur perdendo per 4-0 e con l'espulsione di Pepe, le speranze di passare il turno non sono tramontate. È evidente che si tratta di una situazione difficile. C'è un linguaggio del corpo che spesso porta l'arbitro a prendere certe decisioni, lasciando una squadra in inferiorità numerica. E questo ovviamente è un grosso handicap per la squadra. Ronaldo confeziona poi l'assist per il pareggio contro gli Stati Uniti.
ma è troppo tardi per risultare decisivo. Stati Uniti e Germania vanno avanti mentre Ronaldo torna a casa. Con la maglia del Real Madrid e sicuramente in forma migliore, il vecchio Ronaldo segna entrambi i gol che decidono la partita contro il Siviglia. È stata una serata fantastica. Abbiamo vinto un trofeo importante, e questo giocando una gran partita. Io ho fatto due gol, e il che mi darà moltissima fiducia per iniziare al meglio anche la prossima stagione. Sono soddisfatto e molto felice. Vincere è bello. Ma anche in questo momento felice, l'infortunio torna a tormentarlo. Secondo molti, il campione lusitano farebbe bene a fermarsi. In caso contrario, la sua carriera potrebbe essere addirittura a rischio. Ci sono comunque altre squadre che vorrebbero ingaggiarlo. Proprio mentre Beckham fa decollare il calcio negli Stati Uniti. Non vogliamo denaro pubblico. Finanzieremo da soli il nostro stadio, perché l'intenzione è quella di creare una società, un club, che sia dei tifosi. È tutto qui. Io ho giocato nelle squadre più forti del mondo, con i giocatori più forti del mondo. E questo è un sogno. Se quando avevo 11 anni qualcuno mi avesse detto che avrei giocato al Manchester United per l'Inghilterra, al Real Madrid, al Milan, al Galaxy, per poi ritrovarmi qui, probabilmente non gli avrei creduto. Chissà se anche Ronaldo varcherà l'Atlantico. Le donne ti amano? No, forse mi amano solo perché gioco bene a calcio. Senti, andrai a giocare con i Galaxy? Sì, ecco, Beckham adesso sta giocando lì. Ne abbiamo parlato qualche volta. Si trova bene, quindi magari in futuro, chi lo sa. È un grande talento e anche una bravissima persona. Cristiano è uno dei migliori, se non il miglior giocatore al mondo. Quindi guardarlo giocare è una gioia per i tifosi del Real Madrid. Che ci crediate o no, questo giocatore potrebbe presto debuttare su un palcoscenico diverso, quello che porta agli schermi di Hollywood. Ma trova sempre tempo per la beneficenza. E persino una doccia ghiacciata non sembra mettergli paura. Ronaldo ha accettato l'Ice Bucket Challenge e si è prestato in questo modo a raccogliere fondi a favore della ricerca sulla SLA. Seguendo l'esempio di altri personaggi famosi come il regista Steven Spielberg, David Beckham e persino Anna Wintour, l'editrice di Vogue. L'idea è quella di concentrare l'attenzione delle persone su una causa molto valida. In America la SLA è nota come morbo di Gehrig, ma i sintomi e l'evoluzione della malattia sono purtroppo gli stessi, sia per chi ne viene colpito che per le loro famiglie. In queste due settimane, avete letto quello che mi è successo. Eppure oggi, io mi posso considerare l'uomo più fortunato sulla faccia della Terra. È di estrema importanza che personaggi come Ronaldo portino questa malattia all'attenzione del grande pubblico, perché se finanziata adeguatamente, la ricerca potrà sconfiggerla. Ma quale sarà il futuro di Ronaldo? Il portoghese ha già lasciato il segno nella storia. È uno dei migliori, se non il miglior giocatore al mondo. Per me è stato fantastico aver vinto tutti i premi individuali. Questo è un trofeo collettivo. Mi rende molto felice. Che sia su un campo da calcio, sul red carpet o su una copertina, una cosa è certa. Ronaldo è qui per restare e per avere ancora il mondo ai suoi piedi.